anarchia, fuori democrazia. Non era mai accaduto che un governo derubasse i cittadini del diritto di tenere il referendum, cancellando la norma e poi riapprovandola il giorno prima della data in cui avrebbe dovuto tenersi la consultazione referendaria. Un vero e proprio imbroglio, un imbroglio che è stato bipartisan, perché c'è stato ovviamente il voto del Partito Democratico, il soccorso di Forza Italia e della Lega, a dimostrazione che le due destre, quando si tratta di colpire i lavoratori, sono unite, e adesso c'è stato il capolavoro, cioè questo MDP che si candida a rappresentare la sinistra contro Renzi, poi vota la fiducia di fatto, perché uscendo dall'aula ha fatto abbassare il quorum e ha consentito l'approvazione del provvedimento. In sintesi, anche quelli che manifestano oggi con noi, come l'MDP di Bersani, D'Alema, Pisapia e compagni, sono tutti questi, in realtà sono, quanto il PD, responsabili dell'approvazione dei voucher. Noi pensiamo che in questo paese si potrà ricostruire una sinistra quando alle parole corrisponderanno i fatti, quando comportamenti come questi saranno fuori dal perimetro della sinistra. È per questo che lavoriamo, per una sinistra degna di questo nome, non per chi imbroglia la gente o consentendo l'approvazione di un provvedimento un giorno e poi andando a manifestare contro il giorno dopo.